Io non mi sento di parlare di attacchi, ma come ho detto anche ieri, se in due nottate, dalle 19 circa in poi, si accendono sei focolai la prima notte, altri sei la seconda notte in diverse zone della città, proprio dalle 19 in poi in cui non possono volare Canadair, sicuramente credo che qualche mano dietro ci sia. C'è un grande lavoro che si sta facendo anche su strada, sul territorio, per capire e comprendere cosa sia successo. Certo è che mi sembra strano pensare che siano delle coincidenze. Questo riguarda la nostra città, che per due notti consecutive è andata a fuoco, i focolai che hanno interessato anche delle abitazioni che hanno avuto grossi disagi, abbiamo fatto delle evacuazioni. E questo vale anche per tutta la città metropolitana. Io sono sindaco anche della città metropolitana e quello che è successo tra Patti, Trappitello, Savoca con un'evacuazione del centro storico, tutta una serie di azioni che in poco tempo, nello stesso range orario, hanno creato molti molti disservizi. Quindi io credo che dobbiamo farci tutto un esame di coscienza al di là dell'elemento prevenzione o in questo caso risoluzione che è stata tempestiva con i mezzi che ci sono. E già da oggi, diceva il comandante dei Vigili del Fuoco, arriveranno ulteriori 20 unità di rinforzo. Qualche domanda ce la dobbiamo fare. Per quanto riguarda un breve accenno rispetto a quel suggerimento che lei ha dato rispetto al consumo dell'acqua. Sì, un elemento che abbiamo evidenziato ieri è un periodo in cui il grande caldo, la siccità che è fisiologica, ha creato un abbassamento dei livelli di erogazione in tutta Italia, anzi Messina sta tenendo, avete visto quello che è successo in altre province della Sicilia. E quindi ieri abbiamo chiesto un po' di diminuire il consumo responsabilmente. Poi ci sono stati questi problemi legati agli incendi con le cabine elettriche che sono saltate. È chiaro che siamo in un momento in cui tra il fuoco e l'erogazione idrica dobbiamo tutti fare quadrato, quindi faccio un ulteriore appello affinché il consumo sia calmierato per le esigenze, diciamo così, normali, senza esagerare. Guardiamo un po' insieme l'utilità di tutta la collettività che in questo momento ha delle difficoltà importanti.